Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio, con il patrocinio del Comune di Orvieto. Il 22 e 23 ottobre a Palazzo del Popolo, Sala del 400, si è tenuto il convegno nazionale sul tema Costruire la salute, ruolo degli operatori sanitari nella promozione della salute, terza edizione di Guadagnare Salute, promosso ed organizzato dalla Regione Umbria, Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, in accordo con il Ministero della Salute. Tra gli obiettivi del convegno, condividere strategie concordate in ambito regionale e locale tra diversi soggetti per favorire la messa a regime di interventi per la prevenzione e la promozione della salute, identificare azioni di promozione della salute realizzate in diversi contesti, scuola, lavoro, servizi sanitari, comunità locali, ed infine evidenziare la necessità di disporre di strumenti di valutazione della sostenibilità e dell'efficacia degli interventi proposti. Siamo molto contenti di essere qua a Orvieto oggi. Orvieto oggi e domani diventa il centro di Guadagnare Salute, il punto di incontro di circa 700 tra operatori sanitari e altri interlocutori che devono contribuire alla salute degli italiani. In due parole, che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo sanitario si è reso conto che la maggior parte dei problemi di salute nascono fuori dall'ambito sanitario, e quindi gli operatori sanitari stanno imparando il modo in cui interloquire con altri importanti settori, quali la scuola, le comunità, la parte sanitaria vera e propria, il mondo del lavoro, perché la costruzione della salute, anche la salute individuale, non viene fatta a livello di singolo individuo. Dobbiamo costruirla insieme, e il sottotitolo dell'incontro qua a Orvieto si chiama proprio Costruiamo insieme la salute, che è un bene sociale oltre che individuale, e tutti insieme, con modelli di comportamento un po' diversi, possiamo certamente migliorare la salute degli italiani. A 17 anni dal gemellaggio tra Orvieto e Maebashi, il sindaco Giuseppe Germani ha ricevuto presso la sede comunale la delegazione proveniente dal comune di Maebashi, guidata dal sindaco Ryu Yamamoto, dal presidente del consiglio municipale, dal presidente e vicepresidente della Camera di Commercio di Maebashi, amministratore delegato della Camera di Commercio e presidente dell'Associazione Internazionale di Maebashi, dal dirigente dell'ufficio di segreteria e presidenza del consiglio comunale, dal dirigente del Dipartimento Cultura, Sport e Turismo del comune, dall'amministratore delegato e vice amministratore delegato e dirigente per la società per azioni Tokunaga. Nel corso dell'incontro, particolarmente cordiale, il sindaco di Orvieto ha espresso la volontà dell'amministrazione comunale di rinnovare il rapporto di amicizia con Maebashi sotto forma di collaborazione per aspetti specifici legati alla cultura e reciproco scambio fra le due comunità, e creando collegamenti fra le reciproche realtà economiche, intenzione che il sindaco di Maebashi ha molto apprezzato. In segno di amicizia, giovedì mattina alle 10.30 in piazza Marconi, la delegazione giapponese ha donato alla città di Orvieto una pianta di gelso, arbusto che caratterizza e rappresenta la città di Maebashi e che è stata messa a dimora nel giardino della scuola media Luca Signorelli. Dunque, Orvieto è una città piena di storia, e anche Maebashi ha una lunga storia alle spalle. Quello che vorrebbero fare loro adesso è portare a Maebashi tutto ciò che c'è, diciamo, di buono e di bello, e continuare appunto a alimentare gli scambi con Orvieto. Sono molto contenti di poter approfondire i rapporti anche da un punto di vista economico, e vorrebbero portare a Maebashi la gastronomia, i prodotti gastronomici di Orvieto, tra cui soprattutto il vino. E poi vorrebbero anche portare un po' nell'arte di Orvieto, per esempio per quanto riguarda i prodotti della bottega Michelangeli. La presenza dei nostri amici di Maebashi qua ad Orvieto oggi ci riempie di orgoglio. Abbiamo riorganizzato questo incontro per rafforzare questa fratellanza fra Orvieto e Maebashi. Stamattina abbiamo lanciato le basi perché ci possano essere nei prossimi mesi anche incontri più portati al discorso di lanciare il nostro territorio, le aziende del nostro territorio, verso un mercato, anche quello giapponese, che sta dimostrando di avere un occhio molto attento a ciò che avviene in Umbria e ad Orvieto.
con il responsabile della Camera di Commercio di Maibashi abbiamo stretto, diciamo, un accordo con la quale nei prossimi mesi vorremmo fare uno scambio fra i nostri produttori e i produttori cinesi. Quindi ridiamo slancio a questo senso di internazionalità che ha Orvieto. Una giornata di mobilitazione nazionale il 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni, al centro della manifestazione, le proposte del sindacato sul lavoro ed in particolare sull'estensione dei diritti a tutte le lavoratrici e lavoratori affinché non ci siano più dipendenti di serie A e di serie B. La manifestazione sarà anche l'occasione per rivendicare nuove politiche economiche che contrastino la recessione, favorendo una vera ripresa del paese, perché il vero problema del paese è il lavoro. Per creare lavoro occorrono investimenti pubblici e privati e non il taglio dei diritti. Nella crisi le diseguaglianze sono cresciute, per questo chiediamo l'estensione a tutti i lavoratori della cassa integrazione e delle indennità di disoccupazione. Per queste ragioni chiediamo alle lavoratrici e lavoratori, chiude il documento della CGIL di Orvieto, alle pensionate e pensionati, cassa integrati e disoccupati, ai giovani e a tutti i cittadini di partecipare per sostenere le ragioni del mondo del lavoro. Per informazioni 0763 30 01 81. È stata prima di tutto una grande festa l'Open Day organizzato martedì scorso dal Consorzio Agrario di Perugia. Alla fine sono stati infatti circa 3.000 le persone accorse nella sede centrale di Ponte San Giovanni, che hanno potuto ammirare le più recenti novità in fatto di macchine e prodotti agricoli e allo stesso tempo degustare prodotti agroalimentari a chilometri zero. Tra gli intervenuti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Questa iniziativa è stata volutamente cercata da parte della direzione, del consiglio di amministrazione e dei soci tutti quanti, perché il Consorzio Agrario di Perugia, forse la struttura più antica nel mondo dell'agricoltura, oggi si ripropone in maniera forte sul territorio umbro per dare assistenza e supporto a tutti gli operatori del compartimento agricolo. Noi annoveriamo circa 10.000 clienti in tutta l'Umbria, serviamo gli agricoltori con 20 agenzie sul territorio e questa era l'occasione per aprire le porte della nostra sede centrale, della nostra casa, per incontrare i nostri clienti, cercare di invitare i nostri non clienti, mettere a disposizione le nostre conoscenze tecniche, le nostre strutture, sempre a servizio del compartimento agricolo regionale. Grande successo nel weekend per il concerto Piano Solo di Tony Concina e grande risposta di tanti amici per contribuire concretamente al progetto Rocca Ripesè nel Paese delle Rose. Una risposta che ha consentito di destinare parte dei contributi anche del restauro della chiesolina di Bardano, gioiello del Cinquecento orvietano. Un'iniziativa, espresso l'ex sindaco di Orvieto, fuori da ogni connotazione politica, un piccolo esempio di solidarietà intelligente e concreta. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretto Acquesio, torna puntuale tra un'ora.